dal resto del Carlino. Che era molto basso qui il terreno ed è stato alzato in certi punti anche 3 metri, che è stato messo il pietrisco, che è stato tolto via dal centro della città per sgomberare le macerie, e poi dopo sopra, quando facevano i palazzi che scavavano la terra, coprivano tutte queste macerie. E poi c'è stato un momento, adesso con esattezza non ricordo più, il 58 o il 59, che c'era sarebbe stato il maresciallo dell'esercito che era il guardiano qui, che ha seminato tutto il grano e per un anno o due, e poi dopo hanno cominciato a rimettere ancora altro terreno, altro da riempire tutto. Poi dopo hanno tolto via queste casematte, gran parte erano state distrutte coi bombardamenti, perché hanno bombardato tanto, e una parte li hanno coperti dove hanno fatto quelle montagnette lì, che sono rimaste lì sotto, e in più quelle 2, 3 o 4 lì che si vedono, le uniche che sono rimaste. Siamo il collettivo dell'asilo nido Lunetta Gamberini, o Felizia da Volpedo, che è situato all'interno della parco pubblico La Lunetta. Volevamo raccontare un po' la nostra storia da maggio a luglio di quest'estate. Dal 24 di maggio al 14 luglio abbiamo avuto 17 visite notturne di ladri. E siamo ben sicuri del numero, perché avevamo iniziato a tenere un diario dei ladri, diciamo così. Cioè, ogni volta che avevamo le visite dei ladri prendevamo appunti e se lo segnavamo. Ogni volta la mattina ovviamente si entrava al nido e si restava un po' così, un po' titubanti, perché non sapevamo mai se erano dentro, il che non era da escludere. Si faceva giro di tutti i saloni, delle camere da letto, dei bagni, di tutto, ovviamente si trovavano delle tracce che ci facevano capire che era andato della gente. Molte volte abbiamo trovato i finestrini spaccati, altre volte invece non c'erano né finestrini rotti né porte aperte e niente di tutto questo. La cosa è andata avanti appunto dal 24 di maggio al 14 luglio, che è stata l'ultima visita ed è stata la più catastrofica, nel senso che chi ha aperto il nido quella mattina si è ritrovata la cucina in condizioni veramente disastrose. C'era il lavello grande dove laviano i piatti, l'altro lavello di fianco dove si lavano le verdure, che erano pieni di vomito. All'interno della scuola noi grandi problemi non li abbiamo,
Forse qualche problema sorge dal fatto che la scuola è circondata da questo parco. Noi chiediamo che questo parco venga sorvegliato adeguatamente anche nelle ore notturne. Lo troviamo abbastanza sporco. Con il sacchetto grande così. Più che altro poi le siringhe, quelle sono le principali. E niente, ci diamo da fare per fare questa pubblicità per trovare un giardino migliore, perché è una cosa per tutti. Adesso noi perché abbiamo i bimbi piccoli siamo le prime interessate, però serve a tutti, un giardino pulito è il nostro domani, insomma c'è poco da fare. E così ogni volta che si telefonava al quartiere, si avvisava e niente, c'era stato assicurato che... la penultima volta poi. Ci avevano assicurato che erano state fatte le denunce a chi di dovere, che avrebbero preso dei provvedimenti pesanti, c'è stato detto questo per un certo periodo di tempo, che senz'altro avrebbero preso questi provvedimenti, però in effetti fino al momento non si era visto niente. La penultima volta, cioè il 13 di luglio, addirittura siamo stati noi che abbiamo chiamato il 113 perché abbiamo detto oh, adesso basta, qualcuno dovrà intervenire, dovranno fare qualcosa, è impensabile che si possa andare avanti così. Non lo so, per far muovere qualcuno dovevamo fare qualcosa. Abbiamo pensato di telefonare ai giornali. È venuta la stampa, hanno fatto delle fotografie. Il giorno dopo c'era un servizio sui giornali, su Repubblica, su Unità, sul resto del Carlino. E guarda caso qualcuno si è mosso. Le casematte erano il deposito sotterraneo delle bombe, insomma delle munizioni, di tutti gli armamenti, ecco, che potevano esplodere, tutte queste cose qua. Appunto mi sono spaventata, come tutte le mamme penso del resto, si sarebbero spaventate di portare i suoi piccoli insomma in un parco e trovarsi a faccia con della gente che poi sono dei ragazzotti, saranno monelli, io non lo so, però oggigiorno non ci si può fidare di nessuno, io penso, e si fa fatica a portare sì, un ragazzino, un bimbo qui, mentre c'è della gente che, almeno su quello che c'era scritto, che c'era della Teppaglia. Io personalmente non l'ho vista perché sono da poco che sono venuta a abitare qua in questo quartiere e ho portato mio figlio. Quando ho sentito questa cosa, beh, io dico se devo portare mio figlio al parco, insomma è un po' pesante la storia. Ambientale,
Il problema della droga indubbiamente affanna, agita, preoccupa i genitori ed hanno ragione a preoccuparsi. Però, ripeto, il riferimento sicuro che noi abbiamo immediato è quasi sempre quello del medico scolastico. Gli altri sono interventi che si hanno con una certa lentezza. Ecco, noi vorremmo avere un punto di riferimento preciso al quale rivolgersi, si possa intervenire subito. Poi qui ha subito tutta questa zona qui una profonda trasformazione, perché qui erano ai margini di queste lunette Gamberini, questo deposito di munizioni, diciamo così, dell'esercito, e erano tutti gli orti, tra i quali esiste ancora la via degli orti, che c'erano tutti gli ortolani, era la zona degli ortolani di Bologna. Io sono innamorato molto di questo verde qua, perché essendo nato in campagna, mi piace sempre il verde, il prato, insomma l'aria mi sembra di ringiovanire, ecco, di tornare quando ero bambino, ragazzo che correvo per i campi, e dopo stare in città invece è tutta un'altra cosa, ma qui è un bel polmone di verde per la zona, solo che bisognerebbe curarlo un po' di più su tante altre cose, ecco. Andiamo via, andiamo. Ecco, è tutto qua, quello che posso dire io della lunetta Gamberini. E in pratica il servizio dei vigili controllano quello che specificatamente sono quelli che possono essere problemi all'interno dei parchi, affinché non ci sia circolazione di veicoli, per veicoli intenderemo moto, macchine. I cani non dovrebbero essere liberi, dovrebbero essere tenuti al guinzaglio, o perlomeno avere la museruola. Questi sono gli aspetti tipici, diremmo, del nostro servizio specifico, ma più generalizzato e più preventivo che repressivo, indubbiamente. Luna, vieni. Però c'era proprio tutta la piantina con l'area cani, doveva arrivare fino qua, comprendendo tutta la collina e rasentando la palestra, tutta la collina, con due fontane. Allora, questa è una zona non utilizzata, quindi non è usata. Con due fontane addirittura, uno lassù che c'è stata e un altro doveva venire qua. Perché il problema appunto è quello che magari se due cani non vanno d'accordo, metterli là dentro sicuramente si azzuffano, oltre al discorso igienico. E infatti tutti quanti contenti siamo venuti via dicendo va bene. Poi all'improvviso loro hanno fatto la loro cosa senza dire niente a nessuno. Poi addirittura si è parlato di disinfezione almeno mensile, anche se era meglio nei 15 giorni, però la mensile era già sufficiente. Niente, poi l'hanno fatto invece, che è la quinta parte di quello che era stato detto. Non è mai pulita. Addirittura c'è un ingresso che è soltanto esterno, cioè non ci si può accedere dal parco, perché bisogna fare tutto quanto il giro. Quando piove, quando nevica, è bellissimo. D'estate non ci sono alberi. Sì. D'estate non ci sono alberi per ripararsi dal sole. Sì, insomma, ce l'hanno fatta, l'ha messa lì e non hanno curato niente. L'hanno fatta ed è minimamente utilizzata. Beh, per me è tranquillo. Cioè, da quando è stato ricintato non c'è problemi, non ci sono. Non ce ne sono, cioè, proprio diremo che non abbiamo mai sentito dire niente. Solo nel passato, quando non era ricintato, che era tutto aperto, i problemi esistevano un po' di più. Perché venivano alla notte, ecco. Noi assistiamo a un boom negli anni 60, un incremento demografico, soprattutto dovuto all'immigrazione, che ha creato dei problemi di alloggi. Questi grossi agglomerati composti da persone che hanno sempre avuto poi dei problemi dovuti senz'altro all'immigrazione, ma soprattutto alla mancanza anche di un lavoro certo, oppure di lavori precari, hanno favorito tutto ciò, il crescere, il nascere forse di una diceria più che di una realtà del quartiere ghetto, del posto malfamato rispetto a una Bologna magari bene, che può essere quella dei Colli o quella del centro storico. Ah, è la pappa! Sì,
Lessia che ha Moenza, chiaramente. Noi abbiamo trovato delle impronte di scarpe, chiaramente, col caro infatti, armato sotto, però esatto. Non si può stabilire dalle scarpe se un uomo, se una donna, si pensava ragazzi perché ha una scarpa abbastanza grande. 42, no? 43 chi sì, ha due. La donna che ha un piede così, nel risultato. Anche da esposti precedenti a quanto avvenuto quest'estate, si può pensare di individuare alcuni ragazzi di un'età abbastanza giovane, sono andati sui 14, 15, 16 anni, che stazionando in zona hanno dato modo ai cittadini di reclamare per il loro comportamento non perfettamente corretto. E taglia le spade questo qui. Per quanto riguarda la parte di Gamberini, centro sportivo, non ce ne sono mai stati. Per quanto riguarda la parte delle scuole, io non saprei neanche cosa dire perché non la frequento quasi mai. Quando è successa la scuola del Nino, dove avete visitato il giorno dopo a me e agli altri amici che ci trovavamo vicino al Nino? Ha intervistato noi, ha intervistato delle signore anziane che hanno detto che qui la mattina, alle 6 di mattina non si può entrare perché scippa la gente, perché ci sono i bambini di 100 con le sirene in mano, tutto è stato qua. Noi abbiamo assolutamente negato tutto perché non avevamo niente. Io da quei 6 anni che sono qua, grandi problemi a Uneta Gamberini non ho mai avuti. Gente che frequenta Uneta Gamberini sono la maggior parte ragazzi giovani, vivaci finché vogliamo, però cattivi non penso. Solito giro, tutto qua da 3 anni Lunetta Gamberini e io qua mi sono trovato sempre bene, storie strane non ne ho mai viste, cioè quando ho letto quell'articolo che è venuto su Carlino, cioè sono rimasto un po' male perché dico come? Dico non facciamo mai niente di strano, ci troviamo qua, come ritrovo, capito? Poi andiamo in giro così e allora secondo me abbiamo fatto una lettera inviata a Carlino con scritto che tutto quello che aveva scritto quel giornalista insomma era sbagliato, perché è logico, questo è un quartiere che insomma è abbastanza, cioè si sa che gente c'è, può darsi che forse da dietro è molto male che può capitare qualunque persona,
ma qua noi ragazzi ci sono sempre qua, sono qua fino all'una e due. Poi a qualunque ora c'è sempre della gente. Poi dipende, uno fa ballare, l'altro va in birreria, ci ritroviamo verso le due. Della devianza, il tipo deviante si viene a connotare con l'ambiente e anche con una cultura deviante che qui purtroppo viene a radicarsi e è difficile poter fare un intervento. Sì, e poi volevo dire, ogni tanto anche adesso, lui mi ha detto che ha letto qualche giorno fa sul Carino che riparano della lunetta come di un parco, hanno definito il Bronx, hanno definito i vandali. Ma dove sono i vandali? Cosa fanno? Dove li trovano i vandali? Non lo so. Se li trovano mi fanno un favore, perché qua ci siamo noi e altri due o tre gruppi di ragazzi che non fanno mai niente. Ah, cantiamo, ci ricordiamo del passato. Ma quest'anno non faccio niente perché cioè, devo andare a scuola, soltanto che non ho fatto in tempo a iscrivermi, per ora non faccio niente, poi magari... Facciamo, non si fa niente tutto il giorno, chi sta qui, cosa facciamo? Niente, proprio niente, non facciamo mai niente, ci va ogni tanto al cinema il sabato sera, ma giusto se si ha voglia, perché sennò si sta qua. Questa volta il numero 12. Ma adesso, dunque, c'è qui che praticamente, non so, perché, dunque la lettera che non eravamo d'accordo su quello che c'era scritto sul giornale, perché erano stati un po' esagerati. Sì, la stampa è stato un mezzo per far conoscere più ampiamente quello che non riuscivamo a risolvere da soli. E comunque per far sì che qualcuno si muovesse. E poi anche per scoraggiare forse anche là, chissà. Anche. Buongiorno! Buongiorno! Cosa posso dire? Chiama A! Come vorreste che fosse il vostro paese? Bello, tutto pulito, bello! Con i giochi, con il dondolo, con i fiori! I fiori! Che non c'è! Pieno di erba! La loro vita è qui! Pieno di verde! E poi cos'è che più vi disturba qui dentro? Quali sono le altre cose che vi danno fastidio? Gli alberi senza foglie. La parte sud del parco dove ci sono gli impianti sportivi, ovviamente sono frequentata da centinaia di ragazzi che fanno sport, mentre la zona diremmo a nord, dove si sono verificati questi fatti, essendo più isolati, staziona un gruppo di ragazzi di cui si può ritenere che in parte di questi facciano uso di sostanze stupefacenti. Come dire, attività che non sono specifiche dello sport vengono facilmente identificate ed emarginate. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a
right jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Everything. Mia figlia è inserita alla materna. Già aveva l'anno scorso, per esempio, aveva nei confronti dei gruppi di ragazzi una certa, diciamo così, ritrosia di avvicinarsi ai ragazzi per la strada. Cioè passavamo, li scansava dimostrando di aver paura, e questo penso perché in effetti gli sono stati fatti certi discorsi, questo non mi sembra educativo, insomma. Ci sono dei posti che sono molto peggio della lunetta dove non fanno niente. Problemi quali il disagio giovanile in generale andrebbero trattati dalla stampa in modo molto più articolato, molto più sofisticato, molto più attento, e che il fatto di sbattere appunto il mostro in prima pagina continui a costituire un codice di comportamento da parte di persone, entità e organismi che non vogliono avere a che fare in realtà né col problema del disagio giovanile né col problema della tossicodipendenza in particolare. Ecco, secondo noi potrebbe essere il caso che gli organi di stampa si occupassero di problemi di questo tipo in modo estremamente più serio, estremamente più analitico, estremamente più approfondito. Ah, i casi sono due, lasciarla lì non mi sembra giusto nei confronti anche degli altri, nei confronti anche di mio figlio. La prenderei e la butterei da qualche parte. Per forza. Certo, non è piacevole. Ma diciamo che non l'ho raccolta, diciamo che non ho cercato un bidone del Rusco anche perché lì nella zona non c'era. L'impressione che ho avuto non da nessuna, praticamente una forma di abitudine. È chiaro che non è che l'incontro tutti i giorni, però per esempio non so, mi è stato dato anche di trovare delle siringhe proprio quasi all'entrata del centro civico. Qualche anno addietro sì, si trovavano soprattutto vicino alla fontanina e poi sì, anche qua ai bordi delle panchine di solito si trovavano, ma probabilmente anche perché non c'erano ancora i cancelli. E allora era ancora un parco molto aperto, si poteva andare sia di giorno che di notte. E poi adesso in quest'ultimi anni praticamente niente. No, il Lunetto Gamberini non è assolutamente né Bronx né niente. Lunetto Gamberini ha delle strutture che permettono l'incontro di molti ragazzi, fortunatamente, e quindi in quest'ambito ci sono minoranze che ovviamente diversificano dagli altri, accedono in qualche misura in questi fatti, quindi non è assolutamente un Bronx, perché il Bronx, come le ho detto, sarebbe il Bronx, il quartiere Malpighi, il quartiere Marconi, tutti i quartieri. Non parliamo poi quei quartieri definiti Bronx particolari. Io ho abitato la Barca e le posso dire francamente, ho frequentato
quei parchi della barca dove si fa dello sport, dove si fa delle attività culturali, delle attività del tempo libero, e posso dire che si diversificano proprio in maniera irrilevante da altri parchi, per cui il Bronx è dappertutto e non è da nessuna parte in un certo senso. E quindi sì, non diciamo fesserie in un certo momento, francamente. Siamo noi quelli che hanno fatto quel casino là, è altra gente che non viene ma al di fuori. È al di fuori. Io 13 anni che lavoro qua, oltre 13 anni, diciamo. Una volta, diciamo, anche che non c'era illuminazione. Come era un posto un po' così, una certa recensione di rete metallica che continuamente è presente o qualcuno, qualche vangalo, diciamo, rompeva continuamente. Poi niente, adesso è stata fatta una recensione, speriamo che vada un po' meglio le cose. Qualunque persona che frequenta la lunetta è un po' di tempo che viene qua, vi potrà dire che i veri casini sono stati i primi anni, non adesso. E non vedo il perché adesso devono venire a sputtanare la lunetta. Devono farli i primi anni, non adesso. Si è esagerato molto. Che infatti abbiamo scritto anche una lettera a Carlino di protesta contro le cose che ci avevano detto sulla lunetta Gamberini. Su qua, sull'attività che facevamo qua. Niente, perché la nostra lettera non è stata neanche in un certo senso presa e letto, messa sull'articolo. Niente, è stata presa e cestinata. Fabio, che cosa diceva nella lettera? Più o meno, a grandi linee. Non lo so perché l'ha scritto Gianfranco. Ci facciamo dei cannoni. Noi vogliamo, cioè, vogliamo vestirci in jeans, vogliamo andarvi in jeans, non vogliamo essere condannati perché abbiamo i capelli lunghi e ci vestiamo in questa maniera qua. Noi siamo noi e gli altri sono gli altri. Non ci sembrava molto giusto firmarla, cioè firmarla a nome del gruppo nostro sì, ma non firmarla con i nomi, proprio perché molta gente ha avuto dei precedenti.